Il colpo arriva da sinistra, dallo storico bacino elettorale del Partito Democratico. Renzi al centro della satira della CGIL, poi c'è Crozza che non molla. Dopo 20 anni di risate anticavaliere, Monti e Letta passati praticamente indenni, Renzi si offre come nuovo bersaglio. Gli scavi alla ricerca dei rifiuti tossici nei luoghi indicati dai pentiti, finanziamenti che devono arrivare per i comuni campani. Si lancia l'allarme dalla terra dei fuochi, il problema sembra sparito dalle agende di chi può e deve provvedere. Lo dice anche Raffaele Cantone. Siamo andati a vedere a che punto siamo nelle bonifiche. Sono arrivati anche nelle stanze degli uffici comunali di piccoli comuni. Truffatori informatici sono entrati nei computer di decine di amministrazioni comunali. È bastato un messaggio di posta elettronica per contagiare il sistema e fermare il lavoro. Per sbloccarlo si paga una sorta di ricatto e di riscatto e i soldi finiscono alla centrale criminale. Tenere la guardia alta, imparare dagli errori, due leggi importanti tra quelle che governano la nostra sicurezza quando ci imbarchiamo per un volo aereo. Le piste sono sempre più affollate nei grandi hub internazionali e così compagnie aeree e società di gestione si attrezzano per evitare ogni nuovo rischio. Michele Platini a Roma parla e si diverte, basta non nominare la moviola in campo. Arriveranno i droni, profetizza e intanto fa gli auguri al calcio italiano. In questi anni di crisi dove è a rimetterci anche la sua vecchia Juventus che perde posizione rispetto alle grandi squadre europee. Buon pomeriggio, benvenuti a questa nuova edizione del TG Cronache. Dunque, sabato prossimo ci sarà una sorta di confronto a distanza nella sinistra, perché il Presidente del Consiglio Renzi sarà a Firenze per la Leopolda, ma parte del suo partito, la minoranza, sarà in piazza a Roma insieme all'intera CGIL per protestare contro le misure sul lavoro prese dal governo. La Camusso ha scritto tutti i suoi appunto iscritti agli iscritti della CGIL per partecipare in massa a questa manifestazione e vengono utilizzati tutti gli strumenti di lotta, anche la satira, strumento che un tempo veniva utilizzato nei confronti di Berlusconi. Il cinegiornale dell'era Renzi, anno 1. L'Italia cambia verso. Da Berlusconi a Renzi, dai comici al sindacato, dalla destra alla sinistra, la satira cambia verso. I fascisti su Marte adesso hanno altri nomi e altri volti, anzi, un volto in particolare, quello di Matteo Renzi. Eccolo, in versione cinegiornale. Spopola in rete il suo Jobs Act visto con gli occhi della CGIL proprio alla vigilia della manifestazione del 25 ottobre su lavoro e diritti. Il progetto di riforme del Jobs Act è stato presentato alla stampa internazionale dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, nostra luce e guida. Anni fa Steve Jobs ha detto ai giovani di tutto il mondo: siate affamati, siate folli. Questa mattina Matteo Renzi ha detto ai giovani italiani: siate affamati. Il vero avversario è uno, ed è Renzi. Non è tanto la politica di Renzi, non è tanto il governo di Renzi, non è tanto questa legge, il Job Act, ma sembra proprio un attacco a una certa concezione della leadership, a una certa concezione del governare, andando a cogliere tutta una serie di caratteristiche o difetti che sembrano configurare, da parte della CGIL ovviamente, il potere renziano, la gestione del potere da parte di Renzi. Il premier comunicatore affabulatore, quello del venghino signori, venghino, si vendono le auto blu, diventa il bersaglio della comunicazione satirica e la bomba è preparata in casa dalla CGIL che pesca nello stesso bacino elettorale di Renzi, il Partito Democratico. Il sindacato dei lavoratori poi usa la rete per diffonderlo. Utilizza una forma, quella del cinegiornale, che è una forma antica, connotata, forse non così immediatamente comunicativa con molti dei soggetti, soprattutto con i più giovani, eccetera, però va su un terreno che è un terreno comunque estremamente nuovo, estremamente dove la comunicazione politica si sta diffondendo e è molto efficace per controbattere le posizioni di Renzi. La voce del cinegiornale di ispirazione fascista è quella di Paolo Hendel, il car Carlo Pravettoni dell'era berlusconiana. E qui anch'io! Che cosa? Approfitto per salutare l'Italia intera. Ma non faccio un comizio, eh! L'Italia, questa grande nazione con un grande futuro davanti! Speriamo! Mentre invece dietro c'è un'eurotassa, direi!
Era la satira ai tempi di Silvio Berlusconi, ma l'aria è cambiata, anche se qualcuno ci prova ancora, come Sabina Guzzanti, che anche nel suo ultimo film sulla trattativa Stato-mafia veste i panni dell'ex presidente del Consiglio, o come il recente Berlusconi di Maresco, ritratto semiserio del sentimento popolare e della cultura del berlusconismo. Ma i magri successi al botteghino di questi due film confermano che tira un vento nuovo la satira oggi è vista da sinistra, dalla sinistra. Maurizio Crozza, dopo essere stato il cavaliere, ogni venerdì ora, e Matteo Renzi. E al numero uno, sì. Rullo di tamburi, signori miei. Al numero uno? Al numero uno, cosa c'è? Il Job Act! Ah. Da oggi niente più licenziamenti a sorpresa, grazie alla innovativa formula del contratto flashback. Ti assumo oggi, ma ti ho già licenziato ieri! Yeah! C'era poi il giornalismo di Ben Bradlee, l'ex direttore del Washington Post, che guidò il giornale nell'inchiesta sul Watergate, lo scandalo Watergate, che poi portò, come sapete, alle dimissioni dell'ex presidente degli Stati Uniti Nixon. Il giornalismo non era solo una professione, ma era un bene pubblico vitale per la nostra democrazia. Queste sono le parole con cui ha ricordato la scomparsa, appunto, dell'ex direttore del Washington Post, Barack Obama. Bradlee è morto all'età di 93 anni. Il suo giornale lo ricorda come il direttore leggendario. Sotto la direzione di Benjamin Bradlee, il Washington Post si trasformò. Da giornale cittadino divenne uno dei quotidiani più importanti del mondo. Al suo nome è legata una delle inchieste più clamorose, il Watergate, lo scandalo politico che portò nel 1974 alle dimissioni, prima ed unica volta nella storia americana, dell'allora presidente degli Stati Uniti Richard Nixon. Al Washington Post lo scoop di Bob Woodward e Carl Bernstein valse il premio Pulitzer, uno dei 18 vinti dal quotidiano sotto la direzione di Bradlee. Beh, cos'altro c'è oltre i soldi? In che consiste questa vostra inchiesta? I soldi sono la chiave di tutta questa storia. Chi lo dice? Gola profonda. Chi? La leggenda del carismatico direttore e della coppia di giornalisti che firmarono l'inchiesta assunse fama internazionale anche grazie al film Tutti gli uomini del presidente. Ad interpretare il ruolo del ruvido ed intransigente direttore l'attore Jason Roberts, a cui nel 76 andò l'Oscar, dettaglio non da poco che fece piacere a Bradlee. Lui era una presenza, una forza, un genio, lo ricorda così Woodward. Ai tempi del Watergate era scettico, dubbioso e all'inizio mi disse la frase che ho odiato di più: non ce l'hai, non hai ancora niente, ragazzo. Bradlee mantenne per 30 anni anonima l'identità della famosa gola profonda che diede il via al Watergate, l'operazione di spionaggio ai danni del Partito Democratico messa in atto da uomini del governo e del Partito Repubblicano. Solo nel 2005 disse che si trattava di Mark Felt, agente dell'FBI. People talk to journalists. La gente parla ai giornalisti per una ragione, spetta ai giornalisti capire quale. Noi abbiamo capito che Mark Felt era disgustato per ciò che sapeva e che la Casa Bianca copriva. Lui voleva parlare, il problema era con chi. Non poteva dirlo al suo capo né al ministro della giustizia, il primo nella storia americana che allo scoppio del Watergate finirà in galera. Quello che sapeva lo disse a noi. Questo edificio, il complesso del Watergate, dove vennero piazzate le microspie per intercettare i democratici col beneplacito del presidente, divenne celebre. Oltre a quella di pubblicare il Watergate, una delle decisioni più importanti prese da Bradlee con l'editrice Catherine Graham fu dare alle stampe i Pentagon Papers, documenti segreti sulla guerra del Vietnam. Eccoli entrambi, Bradlee e Graham, festeggiare la decisione della Corte Suprema che dava ragione al Washington Post e al New York Times contro il veto del governo. L'anno scorso, nel conferire a Bradlee la Medaglia della Libertà, uno dei tanti premi ricevuti, il presidente Obama l'ha elogiato come colui che ha aiutato gli americani a capire il mondo in cui vivono attraverso il giornalismo. Per lui il giornalismo era più di una professione, era il bene pubblico vitale per la democrazia, ha detto Obama alla notizia della morte di Bradlee. Torniamo adesso ad occuparci della Terra dei Fuochi e lo spunto sono le parole di Raffaele Cantone. Una questione quasi scomparsa dall'agenda nazionale, ha detto il presidente dell'autorità anticorruzione. Quindi noi siamo andati ad Ercolano, ai piedi del Vesuvio, che secondo la Guardia Forestale rientra nella Terra dei Fuochi, appunto. Vediamo. Ecco il sangue nero che fuoriesce dal terreno.
Lo chiamano così gli investigatori della Guardia Forestale al lavoro ogni giorno nella Terra dei Fuochi per monitorare la situazione in vista della bonifica tanto attesa. Ercolano, ai piedi del Vesuvio, l'ultima discarica scoperta sotto campi coltivati accanto ad un'antica villa romana. Gli uomini della Forestale anche stamattina stavano scavando, finora hanno trovato di tutto. La discarica di circa 10 ettari, quindi molto importante come dimensioni, tenga conto che stiamo parlando delle falde del Vesuvio e quindi nel Parco Nazionale del Vesuvio, in una zona a particolare tutela ambientale, e sono emerse una grandissima quantità di amianto sbriciolato, che consideriamo molto pericoloso per la salute umana, e poi finora 43 fusti di rifiuti speciali e pericolosi di circa 200 litri ciascuno, quindi sono importanti, anche a un metro e mezzo di profondità, quindi relativamente approfonditi, che contengono sostanze di natura catramosa e a base di idrocarburi, e tant'è vero che la puzza era veramente insostenibile. Anche Ercolano, secondo il generale Costa, rientra nella Terra dei Fuochi che, a suo dire, non comprende solo gli 88 comuni tra Napoli e Caserta, ma molti di più. In realtà non è più un luogo geografico, ma è un fenomeno, cioè tutti gli atti di polizia giudiziaria, tutti gli atti investigativi che sono in nostro possesso ci dicono che è un modo, ovviamente scellerato e criminale, di gestire i rifiuti. E dato che è un modo, e quindi è un fenomeno, va oltre il luogo geografico della provincia di Caserta a sud e della provincia di Napoli a nord. L'attenzione è altissima, blitz continui, tante segnalazioni nella centrale operativa. Stamattina l'ennesimo vertice interno alla Guardia Forestale per programmare gli interventi. Nei corridoi della sede di Napoli c'è un cane, non ha più una zampa, qualcuno ironizza. È l'agente scelto Tip Tap Tap. Ma scherzi a parte, questo cane è stato trovato in mezzo ai rifiuti durante gli scavi in una discarica. Le forze dell'ordine continuano ad operare, ma l'emergenza Terra dei Fuochi è ancora priorità per il governo? Il problema lo ha posto Raffaele Cantone, il presidente dell'autorità anticorruzione, è nato proprio in questo territorio. Dopo una bolla mediatica, non sempre basata su un esame corretto, ha dichiarato, alimentata anche da un gruppo di soggetti, da blogger e oncologi più o meno seri, che hanno indicato dati senza rilevante valore scientifico, ora la questione è quasi scomparsa dall'agenda nazionale. E ha fatto un appello, è urgente passare alle bonifiche e non bisogna consentire alla Camorra, che ha fatto affari con l'intombamento dei rifiuti, di farli con le bonifiche. Anche per il comandante Costa, sempre in prima linea in Terra dei Fuochi, la parola d'ordine è bonifica, ma prima c'è tutto un lavoro a monte da fare. La bonifica è assolutamente importante. È chiaro che tu, per poter bonificare, devi aspettare prima gli esiti di ciò che è da bonificare, altrimenti si buttano denari. Quindi la fase attuale è quella di individuare con certezza scientifica, ma alla luce della legge ovviamente, quindi delle indicazioni della legge cosiddetta Terra dei Fuochi, quali sono quei siti e quegli appezzamenti che sono suscettibili di bonifica o meno e in che modalità. Un lavoro difficile per questi operatori dell'ambiente in un territorio martoriato dalla mano criminale. Proprio davanti alla sede della Guardia Forestale c'è uno spazio abbandonato dove qualcuno due giorni fa ha bruciato montagne di immondizia mentre si stava procedendo ad una bonifica. Il sospetto è che si tratti di una vendetta dopo recenti arresti proprio per reati ambientali. E arriva dalla Russia il virus informatico che sta mettendo in crisi piccoli e medi comuni italiani. Il virus blocca anagrafe e contabilità e per eliminarlo si deve pagare una sorta di riscatto in Bitcoin, la valuta elettronica virtuale. Valutando la quantità di pagamenti del riscatto che noi riusciamo a vedere, perché il Bitcoin è una moneta pubblica, abbiamo sicuramente tra i 200-300 vittime che hanno pagato. Il criminale di cui si parla è un sequestratore di documenti, un pirata informatico che sta mettendo sotto scacco intere amministrazioni comunali. Il virus è un cavallo di Troia che viaggia via email, entra nei sistemi informatici di aziende e municipi e cripta tutto ciò che trova: documenti tributari, dati anagrafici, progetti e correzioni.
corrispondenza. Gli impiegati non possono più accedere ai loro file. Il virus intanto si diffonde tra i colleghi e un blackout informatico generale paralizza palazzi grandi e piccoli. Decine i comuni colpiti. Tra i primi c'è stato Bussoleno nel Torinese, in Val di Susa. Il virus arriva in una email partita da un indirizzo conosciuto, un amico o un collega. Contiene la fattura di un pagamento con allegato un link. Chi lo apre è contagiato. Dopo pochi minuti appare un messaggio. Questo che vediamo dice: ti ho criptato tutti i dati, se vuoi riaverli devi pagare 400 euro entro 3 giorni, oppure il riscatto raddoppia, diventa 800 euro. Questo è il sito sul quale il delinquente riceve i soldi per dei riscatti che vengono pagati dalle vittime. Come vedete compare la quantità di soldi che il delinquente richiede, in questo caso 400 euro, e c'è un conto alla rovescia che oltretutto è abbastanza inquietante perché fa capire alla vittima quanto tempo le rimane prima che poi il riscatto aumenti e passi a 800 euro. Al momento chi è infettato non può salvarsi, deve cedere al ricatto, ma gli esperti stanno lavorando per trovare un baco che possa neutralizzare il cavallo di Troia. Per pagare i criminali informatici occorre acquistare un bitcoin, la moneta elettronica, ed esistono siti che effettuano questo cambio. Lo stesso hacker, dopo aver bloccato i computer, manda tutte le indicazioni su come pagare il riscatto. Ogni pagamento in bitcoin è pubblico, quindi le transazioni sono consultabili su internet. In pochi giorni i sequestratori hanno ricevuto oltre 100.000 dollari, ma i guadagni complessivi sono molto maggiori. E mi sono accorto che i movimenti che partono da questi due conti che utilizza il ricattatore per ricevere i soldi generano del traffico in uscita verso un terzo conto, nel quale a oggi è stata raccolta la somma di 44 milioni e mezzo di euro. Sostanzialmente questo ci fa capire che dietro non c'è il ragazzino che da casa sta giocando con il computer, ma c'è un'organizzazione criminale seria, sicuramente pericolosa, che fa capo o sembra fare capo in Russia, perché noi abbiamo identificato due indirizzi IP con i quali i computer infettati parlano nel momento in cui vengono infettati, e questi due indirizzi IP sono localizzati nella zona di San Pietroburgo in Russia. Anche la procura di Milano è sulle tracce del sequestratore informatico, aspetta solo una denuncia per poter aprire ufficialmente un fascicolo. Secondo gli esperti siamo uno dei paesi con meno informazione sulla sicurezza del volo. L'ultimo rapporto dell'Agenzia Nazionale negli aeroporti italiani, soltanto negli ultimi 2 anni ci sono stati 380 incidenti nelle manovre di terra, che poi in realtà sono quelle più a rischio e riguardano l'atterraggio e il decollo. Il Falcon 50, che mentre decolla nella pista dell'aeroporto di Vnukovo a Mosca, si schianta contro uno spazzaneve e causa la morte di 4 persone. Tra queste, l'amministratore delegato del colosso petrolifero francese Total. E l'Airbus A319, in volo dalla Spagna verso Bruxelles, col pilota che si addormenta a bordo e il copilota che non risponde ai comandi. Il volo in questione è atterrato in sicurezza lo scorso 28 giugno, ma la notizia del pilota addormentato si è saputa solo in questi giorni da un quotidiano belga. Sono gli ultimi 2 fatti di cronaca inquietanti, capitati solo negli ultimi giorni, che aprono scenari altrettanto inquietanti, tra accuse e smentite da parte dei possibili responsabili, e che riaccendono il dibattito sulla sicurezza nei voli. Ogni incidente diventa un caso da studiare per non ripetere l'errore, e per questo quello gravissimo del 2009 dell'Airbus Rio Parigi, caduto durante una tempesta nell'oceano mentre trasportava 228 passeggeri, è stato sviscerato per capire che una notte in bianco del comandante è stata una concausa, obbligandolo a un sonnellino durante una fase critica di volo nella quale i 2 giovani copiloti non furono in grado di sostenere un default informatico. Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, negli aeroporti italiani solo negli ultimi 2 anni si sono contati 380 incidenti nelle manovre di terra, che sono quelle più a rischio e che riguardano, come è noto, decollo e atterraggio dei velivoli. Pontili d'imbarco che ammaccano i portelloni degli aerei, piattaforme che bucano la carlinga dei jet. Le segnalazioni all'Agenzia Nazionale sono state quasi 2.500. Incidenti importanti, ma per fortuna non gravi, come quello del Cessna, su cui c'è ancora un'inchiesta aperta, che a giugno 2013, atterrando a Linate, ha perso il controllo perché non si è aperto il carrello ed è andato a sbattere su 2 segnalatori luminosi, spaccandosi in 2. Era un volo privato, i 2 passeggeri rimasero miracolosamente illesi. Ma poteva andare diversamente, come l'altro Cessna, quello della strage di Linate del 2001, che tagliò la strada all'MD-87 della compagnia scandinava SAS mentre decollava. Normalmente un incidente avviene per una catena di eventi, non per un fatto singolare. E come sempre è stato un insieme di fattori, viene definito a Linate, come peraltro quasi tutti gli ultimi incidenti accaduti, un incidente organizzativo. C'erano alcune condizioni
per cui non funzionavano delle stop bar, c'era una segnaletica carente e c'è stato un flusso di traffico che è stato orientato secondo dei raccordi che non erano comunque designati e classificati come previsto dall'ICAO. Tutto questo messo insieme ha fatto sì che si verificasse l'incidente. Errori, sciatterie, dimenticanze, scarsa prontezza di intervento in strutture come gli aeroporti, appunto, che negli ultimi anni sono cambiati profondamente. Ultimamente gli aeroporti sono diventati molto complessi, perché si tende a concentrare in pochi aeroporti molto traffico, quindi sono diventate abbastanza complicate le procedure di rullaggio, le autorizzazioni, il disegno dell'aeroporto, l'infrastruttura logistica. È per questo che è molto importante che il marketing di terra, cioè così come viene segnalato l'aeroporto, gestito ed organizzato, è uno degli aspetti fondamentali. Secondo gli esperti restiamo uno dei paesi con meno informazione diffusa sulla sicurezza del volo e le cose, dicono, devono cambiare al più presto. E per tutti questi esperti il rebus da risolvere quanto prima è quello del volo 748 della Malaysia Airlines, sparito l'8 marzo dagli schermi radar, le cui ricerche sono ancora in corso. Proprio nelle ultime ore il ministro della difesa malese ha visitato una delle navi impegnate nella ricognizione del Boeing 777 che oggi arriverà a 1000 miglia ad ovest dell'Australia, dove da ottobre senza sosta si stanno mappando i fondali marini. Non smetteremo mai di sperare, ha detto il ministro, e troveremo quel relitto, ve lo assicuro. L'impegno non è solo per i familiari dei passeggeri. L'azienda costruttrice, la Boeing e la compagnia aerea vogliono, devono capire cosa sia successo, perché quell'errore, quel guasto o qualunque altra cosa sia accaduta quel giorno non si ripetano più. Calciatore di talento negli anni 80, presidente della UEFA oggi, Michel Platini, ieri era a Roma per incontrare i ministri dello sport dell'Unione Europea, ma anche per presentare il suo libro intervista, un'occasione per parlare dei temi più caldi del calcio, dalla moviola in campo. Il calcio morirà, dice Platini, al ruolo degli arbitri, fino alla sfida tra Serbia e Albania a Belgrado. Calciatore dal talento unico negli anni 80, politico del calcio ai nostri giorni. È Michel Platini, detto Leroy, il re, che di mestiere prima faceva i gol, anche quelli che sembravano impossibili, adesso si districa tra diplomazia e politica del pallone, come presidente dell'UEFA, la Federazione Europea. Mestiere difficile, come racconta nel suo libro Parliamo di Calcio. Ieri a Roma, rivolgendosi ai ministri dello sport dell'Unione Europea, Platini ha elogiato i risultati del fair play finanziario, con perdite dimezzate, e ha annunciato la volontà di evitare che i calciatori siano gestiti da fondi di investimento internazionali che detengono parte dei cartellini. È contro la dignità umana, ha detto. Essere presidente del calcio europeo significa vivere anche le realtà che esulano dal campo, ma che fanno parte della storia e dei problemi legati al territorio. La stessa UEFA è stata al centro di aspre critiche dopo la rissa nello stadio del Partizan a Belgrado tra giocatori serbi e albanesi, scatenata da una bandiera della Grande Albania appesa a un drone che sorvolava gli spalti. E secondo lei l'UEFA ha sottovalutato i potenziali pericoli di quella partita? No, perché avevamo mandato un arbitro di prestigio, avevamo mandato un delegato abituato e avevamo dato uno, un delegato della sicurezza a posto, perché è una partita a rischio. Dunque, dopo queste partite, Albania e Serbia non sono in guerra, c'è un po' di tensione, ma non sono in guerra come Azerbaigian e Armenia, dove le togliamo del girone perché non giocano insieme. Dunque adesso vedremo quello che dobbiamo fare, ma dietro la Serbia c'è la Croazia, con l'Albania c'è la Macedonia, il Montenegro, dunque che facciamo? Dopo non c'è più sorteggio, allora andiamo a fare questo. Ma è una riflessione molto importante a livello del comitato esecutivo. Tema ormai da tempo dibattuto, ma sempre di estrema attualità, è quello della moviola in campo, da sempre avversata da Platini. Io penso che se mettiamo la tecnologia, non si sa dove va a finire la tecnologia. Non si sa dove va a finire, perché dopo chiuderemo, fermeremo tutti i 10 secondi per vedere se c'era un fallo, se c'era un rigore, se c'era un fuorigioco, se c'era un rigore, se c'era un'altra cosa, una rimessa, un corner. Vuol dire che il calcio che ti dà la fluidità va a essere rotto sempre, il calcio, questa fluidità. Per me abbiamo il più bel gioco del mondo, perché dobbiamo può fare più danni che giustizia? Può fare molto più danni che giustizia, va a togliere tutta la fluidità del gioco. Facciamo che gli arbitri siano migliori, che l'arbitraggio sia migliore, ma prego, facciamo umano.
Platini lanciò un monito alla sua vecchia Juve, che fuori dai confini nazionali non vince più. Bisogna investire e tornare protagonisti. Non è un caso che i più giovani in Europa non sappiano chi siano i bianconeri. La crisi del calcio italiano è solo temporanea. L'ha avuto per tanti anni, li ha avuto dei migliori giocatori stranieri. Boh, ritornerà, sono dei cicli. Il calcio spagnolo quando giocavo non si vedeva. Dopo il calcio inglese neanche, dopo è arrivato il calcio inglese, o prima era il calcio inglese, dopo il calcio italiano. Dunque sono dei cicli, non mi preoccupo per voi, dovete mettere a posto gli stadi, penso. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità tra poco. Eccoci qui, non ci sono notizie dell'ultima ora, TG Cronache si ferma qua, per tutti gli aggiornamenti c'è sempre il nostro sito tgla7.it, torniamo domani alle 14, grazie per averci seguito e buona giornata.